Ciao. Non chiedi mai permesso? Non sopporto i no. Bene, allora non chiedermi niente. Ho solo un mese prima del prossimo film. Voglio solo farti vedere una cosa. Mary Connors. E allora? Sta facendo un viaggetto in Messico. Buon per lei. Sì, ma non per me. L'ho fatta uscire su cauzione e per prima cosa ha preso il largo. Terry, guarda che il Messico è un paese molto grande. Sì, ma io so esattamente dove si trova la ragazza. Le si è rotta la macchina, il meccanico ha chiesto un motore nuovo e io sono riuscita a rintracciare l'ordine. Ma dove... Conosci questa canzoncina? Ho l'amo, ho l'esca, la canna da pesca, perciò bene che esca. Ah, quello è William Farrow. Ha truffato vari milioni di dollari. E questo è Fred Doll, il suo braccio destro. Un balordo da poco. Dunque, Mary è stata arrestata come complice della truffa. Era la fidanzata di Farrow. Sai, il governo voleva che testimoniasse contro di lui. E l'ha fatto? No, non voleva grane, così ha preso il volo. E qui entri in ballo tu? No, caro, qui entri in ballo tu. Perdi tempo. Non convincerai Colt ad andare in Messico in cerca di quella ragazza. Ma che cosa ci fai qui? Ma, cercavo te. Splendido. Ah, questo è Howie Manson, Mary Connors. Molto piacere. Ciao. Ma sedetevi, beviamo qualcosa insieme. Volentieri. No, lui preferisce bere da solo, vero Howie? Chio? Ah, sì, sì, è vero. Ciao. Ciao. Da quanto tempo non ci vediamo? No, non ti mettere a fare i conti, se no scopri quanti anni ho. Peccato esserci persi di vista. Già... Beh, io non ti ho dimenticato. Una ragazza non lo scorda mai, il primo amore. Perché ridi? Ti ricordi quante volte ho perso la voce alle partite di football per fare il tifo per te? Io il tifo per te lo facevo venendoti dietro. È vero. Il nostro era tutto un nutrito scambio di tifoserie. Sì, hai proprio ragione. Già. E poi te ne sei andato con la tua grossa moto a cercare fortuna a Hollywood. Poi l'hai trovata? Ah, sì, Hollywood è accanto a Los Angeles e l'ho trovata. Intendevo la fortuna. Sai cosa diceva un vecchio saggio? Cosa? La fortuna cerca l'ente stesso. Beh, a volte è un po' limitato come campo. Sei pronto? Ecco, ci siamo. In bocca al lupo. Sali sulla jeep. Io torno indietro a riprendere gli altri. È un razzo, così decollano. E noi come ce ne andiamo da qui? Mi dispiace, devo lasciare Mary e Colt a terra. Non puoi. Lo devo fare, ordini di Colt. Lo
vuoi un passaggio? E come? Mi porti a cavalluccio? Ho una moto anfibia. L'ho portata come riserva. Ed è stata una buona idea. Dammi una mano. Oh! Ma vuoi aiutarmi? Ci sto provando! Adelante! Ok, pronta? Non vorrai che salti. Ma dai, è uno scherzo. È uno scherzo per un piccione. Io l'ho già fatto in un film. Ero la controfigura di Redford, sai. Ma purtroppo io non sono Jane Fonda. Su, avanti, grida mentre salta. Ma perché? Non lo so, ma nei film si fa così. Adelante, adelante! Sei un vero spasso, Colt. Con te non ci si annoia mai. E stacchi scappando! Igo da terra! Igo da terra! Vamonos! La moto anfibia è stata molto utile. Ma scusa, perché non hai portato una jeep? Nell'elicottero non c'entrava. Qui Yankee Delta 1. Mi sentite? Passo. Il signor Faro vi ha dato degli ordini? Sì, ordini precisi, di mettersi a sua disposizione. Bene. Cerchiamo un uomo e una donna. Sono diretti verso il confine. Sono a piedi? Sì, per quanto ne so. Li troveremo. Bene, colonnello. Ora vedrà quanto sono bravi i nordamericani. Danno la caccia. Garcia non si dà per vinto. Mi riporti dentro, vero? Devo farlo. Ehi, guarda. Guarda un po' lì. Che ne pensi? No. Su, avanti, facciamo un bagno, vieni. E dai. Perché no? Fallo tu. Ma dove vai? C'è un villaggio qui vicino. Vado a fare spese prima che aprano i negozi. Scappi, eh? Ah, mi porti un po' di forcine. TMC con... Bagno ci voleva proprio. Non stai mica guardando, vero? Oh, no, sta tranquilla. Lo sapevo che non guardavi. Sei troppo gentiluomo, tu. Così hai fatto l'indossatrice a New York, e poi? E poi ho incontrato William Farro. È il tipo d'uomo che sognano tutte le ragazze. Bello, affascinante, ricco e tanto innamorato. Dei soldi, naturalmente. Lui valuta il suo successo dal numero delle cose che possiede. E io ero una di queste cose. Eri disposta a testimoniare? No. In cambio della tua lealtà vuole ucciderti. Lui si fida solo della carta moneta, della carta con la scritta dollari. E voilà! Perfetto. Dovrei comprarti sempre io i vestiti. Hai ragione. E poi hai anche indovinato le misure, devo dire. E tu come hai comprato questi abiti? A credito. A credito? Che ho fatto una cambiale. Ma tu credi che quello che è stato possa ripetersi? Thomas Wolfe dice che non si torna indietro. E Colt Sivers cosa dice? Sta giù! Signor Doll, li abbiamo trovati. Bel colpo. Dobbiamo ritirarci o prendiamo in mano la situazione. Sistemateli voi. Sì, signore. Visto, colonnello? È fatto. Su, andiamoci.
che c'è di tanto bello nella vita di uno stuntman? Beh, intanto l'incontro con le amiche delle scuole superiori. Oh! Ah, ma secondo te che vogliono fare? Vabbè, è chiaro, ci vogliono ammazzare. Ah, oh! Ora cerca di avvicinarti un po' e resta immobile, così posso piazzare un buon colpo. È in gamba quel tipo e ci sa fare col volante. Continua a cambiare direzione, guarda. Per essere uno stuntman sei bravino a convincere la gente. Sì? Sì. Forse è ora di dare un'occhiatina a quelle pulci. Oh, sei molto intraprendente quando non sto facendo il bagno. Ciao. Ciao. Temevo che non tornassi in tempo per l'ultima scena del film. Ho mancato mai a un impegno? No, ma in 2 settimane non ti sei fatto vivo neanche una volta. Sai, quando si comincia a parlare dei vecchi tempi. Sì, lo capisco. A proposito, mi ricordo che una volta io e Colt eravamo nel Nevada. C'era un tempaccio da buchi. Non è di questi vecchi tempi che parlava. Io parto oggi stesso. Dove vai? Oklahoma. A fare cosa? Credo che sia ora di dare una spolveratina al mio diploma di insegnante. Ma l'Oklahoma è lontana. Già, infatti. Peccato, allora non ci vedremo mai più. Già. Senti il richiamo della propria terra, probabilmente. Grazie di tutto. Grazie a te. È passato molto tempo dalle superiori, ma devo dire che tu sei sempre il migliore in campo al momento della partita. TMC.